Hai ragione, cioè è ridicolo. Ieri sera, durante la sua conferenza stampa, Donald Trump ha cominciato a parlare di forse bloccare i voli per l'Italia. Roba. E veramente questo è irresponsabile. Grave. Ma se posso dire, io non sono un esperto di medicina, ma di economia so qualcosa. E a mio avviso, per quello che vedo, il rischio per danni all'economia italiana, all'economia mondiale, sono molto più grandi dei rischi di mortalità a causa di È questo così. virus. E vogliamo dire le cose con alcune cifre. La Cina, quando ci fu la questione SARS nel 2003, la Cina ha avuto il problema, ma era la Cina all'epoca 3 o 4% dell'economia mondiale. Oggi, nel 2020, la Cina rappresenta il 17-18% dell'economia mondiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando la Cina, che doveva già fare solo 6% di crescita quest'anno, adesso può essere 4 o 5%, sicuramente molto ridotto, questo vuol dire che la Cina comprerà meno export italiani, meno export tedeschi, meno export europei. E quando si chiudono le fabbriche, le scuole, gli eventi, questo lasciamo stare la questione della psicosi che ritengo molto sbagliato, il panico è sbagliato, ma in termini di economia questo significa che l'Italia, che forse avrebbe ottenuto un mezzo punto percentuale al massimo di crescita quest'anno, a questo punto, se questa cosa va avanti oltre marzo, verso aprile, io temo che l'Italia farà bene avere crescita zero nel 2020 e rischia di essere in Negativa, recessione per due o tre un trimestri. disastro.